Buon pomeriggio amici di Zona Locale, bentornati alla nostra mezz'ora in diretta. Siamo qui per farci una nuova chiacchierata e per passare un po' di tempo insieme in questi pomeriggi in cui siamo costretti a rimanere a casa e quindi ci facciamo un po' compagnia. Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di parlare con diversi personaggi, diversi appunto, che ci hanno fatto vedere, mi è caduto il telefono, che ci hanno fatto vedere questo periodo dava momenti, ce la possiamo fare oggi, che dite? E punti di vista appunto molto differenti tra loro. Oggi abbiamo deciso di parlare di musica e di spettacoli, perché in questo momento in cui cominciamo a sentir parlare, scusatemi, a sentir parlare di fase 2 di ripresa, si parla molto di riaperture dei negozi, delle attività commerciali, di bar, di locali e anche della stagione balneare. Ciò di cui si parla un po' meno è della ripresa del mondo dello spettacolo. E se per noi utenti il mondo dello spettacolo è un divertimento, dietro il mondo dello spettacolo c'è chi, insomma, chi ci lavora. E in Italia a lavorare nel mondo dello spettacolo sono circa 1,5 milioni di persone, quindi insomma 1,5 milioni di famiglie che rischiano, qualora dovesse slittare davvero a dicembre, di perdere lavoro e quindi di avere effettivamente problemi. Io vedo se il nostro ospite si è collegato con noi. Non ancora. Il nostro ospite è un bravissimo musicista. Suona l'oboe. È un bravissimo musicista del Teatro dell'Opera di Roma. È molto meno bravo con i social. Infatti continuerò ad aspettarlo e ad aspettare che si colleghi con noi. Il nostro ospite di questa sera è Andrea Tenaglia, il maestro Andrea Tenaglia, suona l'oboe, come vi dicevo, e oltre ad essere un bravissimo musicista che oggi lavora e vive a Roma, è anche, e oserei dire da Lancianese soprattutto, il direttore artistico dell'Estate Musicale Frentana. Quindi, insomma, proviamo a parlare un po' con lui della situazione che c'è a livello culturale e musicale a Roma, ma anche di quella che ci sarà quest'estate, probabilmente a Lanciano. Domani sera possiamo continuare a parlare di questo argomento con l'assessore alla cultura del comune di Lanciano, Maru Scamiscia, che sarà qui virtualmente a chiacchierare con me. Quindi, insomma, diciamo che possiamo fare una sorta di fil rouge tra oggi e domani. Io vedo se Andrea è arrivato. Andrea ci fa gli scherzi. Andrea non c'è. Benissimo. Proviamo a chiamare Andrea, perché se no qui parlo da sola. Se no prendo uno di voi a caso che ci state seguendo, invito uno di voi e parliamo di quello che volete. Vedo che a seguirci c'è anche un nostro ospite della settimana scorsa, che è un altro musicista, che è Alessandro Lumachi, che io saluto. E anche con lui abbiamo parlato di musica e cultura e abbiamo cercato di capire un po' come poter ripartire. Sembra essere molto complicato. Andrea non mi vede, quindi penso che sarà una diretta molto divertente. Scusatemi un attimo e vediamo un po' se riusciamo a recuperare Andrea. Se no, gli facciamo fare un concertino in streaming, come si sta parlando adesso, dopo tutto, della possibilità di spostare eventi e concerti in streaming. E è anche di questo che mi piacerebbe parlare con lui, insomma, delle varie proposte che si stanno portando avanti, che il governo sta portando avanti, piuttosto quelle che si leggono, perché non c'è ancora nulla di vero e di concreto. Però se Andrea non viene, posso parlarvi io per mezz'ora, posso dirvi il mio punto di vista, ma non so fino a che punto vi possa interessare. Intanto posso dirvi che oramai sono quasi, anzi più di 3 settimane che stiamo facendo queste dirette, io e il mio collega Giuseppe Ritucci, come al solito io alle 18 e lui alle 19, e forse abbiamo trovato anche noi un nuovo modo di fare giornalismo in questo periodo, ce ne sono tante di dirette, proviamo un po' a divertirci e a divertirvi e soprattutto cerchiamo di non essere banali, speriamo insomma di esserci riusciti. Per parlare di questo periodo e darvi dei punti di vista diversi.
Io ci riprovo un'altra volta con scarsissima convinzione. Niente, Andrea non c'è. Alessandro Lumachi mi sa che mo ti rinvito un'altra volta. Se Andrea non si palesa. E che volevo dirvi, che vi stavo dicendo? Ieri, non so se avete perso la puntata, c'è stato con noi un dottore di Lanciano, poco più che trentenne, Gianluca Mastrocola, che da un paio d'anni si è trasferito a Madrid e lì vive e lavora ed è un medico, un chirurgo plastico. Fortunatamente si è trovato a lavorare comunque in una clinica privata, per cui fortunatamente, oddio, dai punti di vista bisogna vederlo, per capire. Insomma, si è trovata a lavorare in questa clinica privata e quindi il suo lavoro si è fermato in questo periodo. Però ci ha raccontato un po' com'è la situazione in Spagna e vediamo chi mi cerca, perché c'è qualcuno che forse. Eccoci, ce l'abbiamo fatta. Pagapegno e ci suonerà l'inno d'Italia con l'oboe per mezz'ora per discolparsi di questa chiacchierata che mi. Eccolo, Eccoci. ce Non l'abbiamo sapevo più che fatta. dire. No, avevo problemi praticamente col telefono. Sono andato di Non là ti da mio figlio preoccupare. che me l'ha risolto. Sono veramente per queste cose proprio sono una Ma nullità. infatti nel presentarti, caro maestro, ho detto che sei un bravissimo musicista, un po' meno coi social. Mamma Quindi mia, guarda, insomma, mi vergogno, ci siamo fatti mi riconoscere pure qua. vergogno. Ah, scusami, come stai? Come stai? Io tutto bene, tu come stai? Tutto bene, in quarantena qui a casa con i figli, mi dedico alla famiglia, allo studio, perché al dire, cioè, dir poco faccio quello che ho sempre fatto. Fortunatamente con la musica riesco a ritagliarmi quel poco tempo per potermi isolare, per poter stare tranquillo, quindi diciamo che va avanti bene, dai, sono ottimista, Con il lo sono sempre lavoro a stato per Roma, natura. ah sì, questo è vero. Con il lavoro a Roma com'è cambiato? Il lavoro è cambiato in maniera abbastanza radicale. Noi in teatro siamo in fist, cioè ci hanno messo praticamente, attingiamo a questo fondo di solidarietà, questo fondo che è una cassa integrazione per i lavoratori dello spettacolo, quindi ci hanno ridotto lo stipendio al 50%. E la cosa che mi fa arrabbiare, cioè, mi fa lasciare un po' pensare, è che una cosa del genere poteva anche non avvenire, nel senso che i teatri hanno le risorse per poter supportare i lavoratori in questo difficile momento, però hanno deciso così, in default, di farci entrare in questa sorta di cassa integrazione, non vorrei, per risollevare e quindi ripianificare i bilanci che fino ad oggi erano stati sempre un po' precari e quindi ai danni del lavoratore. È un'idea che mi sono fatta, un'idea che si è fatta nella maggior parte dei miei colleghi. Speriamo di non avere delle notizie nefaste in merito, capito? Perché sarebbe veramente un disastro, sarebbe veramente una sconfitta da parte di tutto il mondo dello spettacolo, da parte di tutto il mondo dei Della cultura? musicisti, del lavoro della cultura, sì, assolutamente Sì, sì, in maniera molto più assolutamente. ampia. In questi giorni abbiamo Assolutamente sentito tante ipotesi sulla ripresa del mondo della cultura, dello spettacolo e della musica. Non c'è ancora nulla di certo, come dicevo prima che ti collegassi con me, però quello che si sente non è molto confortante, insomma, diciamo che, come dicevi tu, non ti dà spazio no, non dà spazio perché ovviamente siamo costretti a fare i conti con questi distanziamenti sociali, no? E quindi, come ben sai, l'orchestra è una macchina che funziona stando l'uno accanto all'altro. Poi, a dir poco, i teatri d'opera, non solamente l'orchestra sinfonica, sono delle piccole città che si muovono in sincrono per poter garantire il meglio della loro efficienza. Quindi, non c'è solo l'orchestra nel Golfo Mistico, ma ci sono centinaia di persone che lavorano in sincrono dietro al palcoscenico, quindi sono macchinisti, sarti, attrezzisti, costumisti, elettricisti, che devono ovviamente svolgere un lavoro molto importante all'interno, ecco, ripeto, di una macchina che se non lavora a stretto contatto, a stretto gomito, non riuscirebbe a mettere in piedi quel risultato che è di per sé la rappresentazione lirica. delle Quindi, tempistiche che si sentono dire oggi, addirittura dicembre. sì, addirittura E diciamo, ma io mi auguro proprio di no, mi auguro poi veramente di nello no. stesso tempo sentire che magari le palestre
oppure gli eventi sportivi sono pronti a Possono riaprire. ripartire. Ma Non ti fa un guarda, po' strano? ci siamo sentiti via Facebook l'altro giorno con un pochettino di riflessioni. E anche lì mi sono fatto una piccola idea. Io non vorrei che una situazione del genere sia uno, come posso dirti, un meccanismo oliato da tempo. Un meccanismo oliato da tempo, un meccanismo nefasto che vuole liberarsi della cultura, della musica. Perché oggi come oggi è cambiata un po' la società. Un tempo la musica era vista come uno strumento per alleviare, che ne so, l'anima in momenti bui, vedi il dopoguerra, quando nacque il rock italiano, quando nacquero tantissime società concertistiche, tantissime orchestre. Oggi, diciamo, la sacralità dell'evento stesso, di un'esecuzione musicale, viene lasciata un pochettino considerata un po' un problema. All'occhi della gente, capito? E soprattutto agli occhi di oggi come oggi, di quelle persone che dovrebbero garantire un posto di lavoro, garantire soprattutto la fruizione del bello da parte della società, perché noi dobbiamo considerare che la musica ha una funzione sociale, no? Non è di per sé una, come posso dirti, una mera esibizione, un mero svolgere un lavoro, che ne so, del eseguire determinate note. No, noi diamo un messaggio, abbiamo la possibilità di garantire a fruitore un messaggio. La sacralità di questo evento musicale sta proprio che ne so, nel concerto dal vivo. Parlavamo l'altro giorno, ecco, di questo. Leggevo ovviamente dell'intenzione da parte del ministro Franceschini di lanciare queste piattaforme streaming. Esatto. Che ne Dico anche pensi? qua, penso che debba essere una cosa momentanea, debba essere una cosa veramente momentanea, una cosa che non debba avere una lunga durata. Perché questo? Perché sarebbe come mettere il carro davanti al buoi, no? Tu devi risanare prima la situazione delle orchestre liriche e sinfoniche. Devi dare la possibilità a loro di poter vivere, di poter garantire il massimo della loro efficienza. Dopodiché hai anche le possibilità, nel momento in cui garantisci questo, hai la possibilità anche di mandare in streaming determinati concerti. Però come posso dirti, con quale utilità economica? Noi abbiamo oggi come oggi piattaforme come YouTube, sulle quali possiamo Vero. trovare di tutto. Tutte le più grandi orchestre, i più grandi teatri lirici del mondo hanno le loro piattaforme, Berlin Philharmonic, Met di New York, Wiener Philharmonic. Quindi un fruitore, nel momento in cui ti lanci la piattaforma streaming italiana, che debba garantire il lavoro a 14, a 13 teatri d'opera, a 14 ICO e due orchestre sinfoniche, quali la RAI e Santa Cecilia, andrebbero a scegliere solamente il meglio. Andrebbero a scegliere una prima della Scala, una prima del Teatro dell'Opera, o andare anche all'estero, andare a scegliere una prima del Metropolitan, il concerto dalle Musikverein di Vienna. E le piccole realtà? E le piccole fondazioni? Immagino che ne so, la Fondazione Pietro Castelli, per dirne una, oppure la Magna Grecia, queste che avrebbero veramente vita breve. Quindi da questo punto di vista, ecco, ritorno al discorso di prima, il disegno nefasto di svuotare il calderone, capito? Arrivare al punto di liberarsi di questa zavorra, che loro che considerano una zavorra, senza tener presente ovviamente di tutti quei valori che può dare la cultura, e quindi può poter risparmiare denaro, solamente qua. Tu però adesso mi stai facendo un discorso molto aulico, molto di valori, molto di, insomma, di sentimenti, ma parliamo anche un po' terra-terra. Dietro il mondo della cultura e della musica ci lavora un casino di gente, cioè, ci Porca sono tantissime famiglie miseria. che lavorano. Io leggevo in questi giorni in cui si comincia a sentire parlare di apertura della stagione balneare. Tante persone che magari sotto gli articoli scrivono: ma che dovete fare? Ma dai, ma mo per un anno non ce la possiamo fare a stare senza mare. Ma il discorso forse è proprio questo, che noi ce la possiamo fare benissimo a stare senza mare e forse anche senza concerti, ma magari io utente. C'è ancora questa sorta di gap nel vedere che lo spettacolo, cioè quello che per me è divertimento anche per te, cioè per te non è un lavoro, insomma. Ma ci scherzi, ma assolutamente sì, assolutamente sì. E poi c'è da dire, beh, tu giustamente dicevi prima che dietro il mondo dello spettacolo non c'è solamente il disco.
Non c'è solamente, l'esecutore o Che la comunque persona sono che deve, tanti. che sono tanti, sono circa 300.000 in Italia, persone che devono far giungere un messaggio sociale al fruitore, ok? Dietro di loro c'è una pletora di attività che lavorano affinché questo spettacolo possa andare avanti. Tu immagina il Teatro dell'Opera di Roma, che io vedo la mia realtà, noi siamo 650 dipendenti, di cui 100 musicisti, 80 del coro e ci sono un'ottantina di ballerini. E il resto sono attrezzisti, Tra macchinisti, l'altro, parentesi, ho visto parti. il video dei ballerini fantastico che hanno fatto circa un mesetto Sì. fa, una meraviglia. Sono veramente molto Piccola bravi. parentesi. Piccola parentesi, sono veramente, diciamo che il balletto è una delle meraviglie del teatro. Diciamo che, oltre all'opera lirica, il balletto fa parte di quella struttura e garantisce il surplus praticamente all'esecuzione, a tutta la macchina teatrale. Veramente nulla togliere a questi ragazzi che hanno proprio dentro, innanzitutto faticano in maniera pazzesca, proprio, mamma mia, cioè, rispetto al nostro lavoro fanno, secondo me, fanno tanto volte proprio a livello fisico, a livello mentale, a livello di prestazione, hanno un carico enorme. Quindi, veramente un plauso a questa Prima che categoria ti di persone. interrompevo, mi dicevi che siete 650 dipendenti Sì, e 650 dipendenti. che Quindi, fondamentalmente, ecco, dietro. la piccola parte sono artisti. Gli artisti sono. Allora, in pianta organica dovremmo essere 117 sui musicisti, poi un'ottantina di coristi e un'ottantina di ballerini. Ballerini. Quindi il resto sono attrezzisti, sono costumisti, sono parti, sono scenografi, quelli che lavorano via dei cerchi per preparare le scenografie. Lì sono maestranze il cui lavoro viene tramandato di generazione in generazione. È gente che lavora in maniera, sono cioè dei veri e propri artisti che per No, realizzare poi delle parliamo scenografie. anche di professionalità ad altissimo livello. Assolutamente sì. Cioè, solamente gli scenografi e le persone che lavorano nell'ambito oppure nella sartoria del teatro dell'opera, c'è gente che ha una capacità realizzativa che noi non neanche immaginiamo. C'è gente che veramente ha studiato, che si ha dedicato tutta la sua vita a quel determinato tipo di mestiere. E quel determinato tipo di mestiere viene tramandato di generazione in generazione. Cioè, tu non entri nel laboratorio di scenografia del teatro dell'opera così. No, devi fare un percorso, imparare quali sono tutte le metodologie per realizzare una scena e poi hai la possibilità di andare lì sul campo. Non è che pronti via cominci a fare una cosa del genere, no, Vabbè, assolutamente penso che non sia poi lo immaginiamo. stesso anche per i Sì. musicisti e per i ballerini. Non è che arrivi al Sì. Teatro dell'Opera, ti svegli, siccome ti sei guardato due puntate di Amici, sei diventato bravo e decidi di andare lì. E Assolutamente parlando di no, no. percorsi, scusami, torniamo a casa, perché dicevo prima, mentre ti aspettavo, che domani, qui al posto tuo, ci sarà l'assessore alla cultura Maruska Miscia. Io con Ah. lei vorrei parlare un po', degli eventi, di come sarà probabilmente la prossima stagione degli eventi a Lanciano. Guarda, io ci ho pensato un po', Patti, ci ho pensato Immagino. veramente un po', ci sto pensando e sto lavorando. Allora, la prima idea che mi sono fatto è che, parlando in maniera molto, molto cruda pure, perché poi a me andare in giri di parole, oppure Non dare serve. delle false attese non conviene a nessuno, bisogna parlare in maniera molto chiara. La vedo molto grigia nel realizzare le due orchestre del Festival Frentana di luglio e di agosto. Perché questo? Perché innanzitutto dobbiamo aspettare quelle che sono le direttive da parte del Ministero della Sanità per cercare un pochettino di cominciare a riaprire innanzitutto le attività. Poi bisogna programmarle, bisogna cercare di realizzare, quindi ovviamente ci deve essere una struttura dietro che possa portare alla realizzazione di questo. Poi i ragazzi, secondo te, vengono mandati in maniera molto povera, vengono mandati dalle famiglie fuori regione o veramente anche dall'estero per poter godere, realizzare un corso di d'orchestra con queste incognite enormi, secondo me no. Allora, innanzitutto c'è Grazie. anche da capire quando è che potremmo cominciare a rispostarci tra regione e regione.
perché già questo questo, a prescindere dalla famiglia, se ce lo mando, dobbiamo capire se il governo ce lo fa fare, infatti l'ho premesso che già mi inizialmente, bisogna aspettare le esatto. direttive, è una cosa molto Che già mi difficile. sembra, Certo. però anche volendo ovviare a questa situazione legislativa e familiare, comunque resta il problema delle distanze. Io la settimana scorsa ne ho parlato con Alessandro Lumachi, Sì, ho visto. che è uno dei Ok. nostri violoncellisti, Sì. che insomma che viene sempre qui a Lanciano, e anche con lui ci chiedevamo un po', ovviamente prendendo spunto dalla realtà di Lanciano, sul come po potrebbero lavorare le orchestre. Perché parliamo non soltanto poi dello spettacolo, perché magari c'è, cioè, chi se lo può permettere un palco il doppio grande di quello che c'è adesso, e magari si potrebbe anche riuscire, con difficoltà ovviamente vostre, Assolutamente sì, però assolutamente magari sì. si Ma potrebbe riuscire. Ma dietro un forse con concerto, un piccolo gruppo da camera c'è la possibilità anche di sì, quello sì. anche farlo. Ah, Magari sì, io quello sì. avevo già pensato, allora, avevo pensato a qualche evento alternativo, magari da fare lì alle Torri Montanare, perché abbiamo la possibilità di quel palco che è abbastanza grande, quindi avere la possibilità dunque di garantire quei distanziamenti, anche per quanto riguarda l'accoglienza da parte del pubblico. Quindi ovviamente con una platea così ampia c'è la possibilità di Silla, sì. Ah, garantire la sicurezza. Però per quello quanto che ho... riguarda, per esempio, le prove, no? Sì, per quanto riguarda le Come si, prove, cioè, secondo me è quello poi la cosa più problematica. non ci sono strutture adatte che possano garantire questi distanziamenti, capito? Quindi non c'è proprio, secondo me non c'è proprio la possibilità. Quindi l'alternativa e poter garantire quindi magari determinati eventi cameristici che danno la possibilità comunque e fanno vedere che l'estate musicale frentana non si ferma anche in situazioni di grande difficoltà, quindi può andare avanti. E poi cercare un pochettino di capire se le possibilità in autunno, puntando soprattutto sulla, e quindi prima dell'inverno, puntando soprattutto sulla settimana di Santa Cecilia, quindi novembre, cercare un pochettino di contingentare tutti degli avvenimenti in quella settimana e avere la possibilità dunque di poter usufruire di quella settimana, che è una settimana particolare, quindi per Certo. inserire, rimodulare un pochettino tutta la situazione concertistica. Quindi tu, insomma, la stagione degli eventi, adesso a prescindere dall'estate musicale frentana, la vedi, la stagione degli eventi estiva la vedi comunque molto complicata. E la vedo complicata, sì, assolutamente sì, perché Lanciano comunque basa generalmente la sua tradizione degli eventi sull'estate musicale frentana, poi abbiamo il Masso Giurato, poi abbiamo le feste di Le settembre. feste. E cosa sono questi eventi? Sono eventi che Assembramenti. richiamano un grandissimo numero di persone, che oggi come oggi è impossibile poter garantire la sicurezza con eventi del genere. C'è da dire che il mio rammarico più grosso, forse anche re relativo a quell'evento che avevamo pensato di organizzare per settembre con il Riciclando in Opera, con la messa in opera del trittico mozartiano di Mozart da Ponte, Nozze di Figaro, che si fanno tutte Don Giovanni per il triennio, quindi cominciare con le Nozze di Figaro, dove erano coinvolte ovviamente tutta la cittadinanza lancianese era coinvolta, quindi c'erano le scolaresche che preparavano le scenografie, poi un'orchestra che è fondata all'interno dell'Associazione Amici della Musica, che avrebbe avuto durata triennale. Questo come? Con l'utilizzo di tutti i materiali di riciclo, quindi c'è anche tutto l'aspetto Certo. sociale, quindi green, con l'aiuto di Ecolam, con l'aiuto ovviamente del comune di Lanciano, con l'aiuto di tutte le persone di buona volontà che avrebbero potuto garantire uno spettacolo meraviglioso, però purtroppo con grande rammarico bisogna rinunciare. Quindi mi sono dimenticato di dire che c'era un aiuto molto importante da parte del Rotary Club che avrebbe garantito anche l'aspetto sociale, perché avremmo invitato due ragazzi, un ragazzo palestinese e un ragazzo israeliano, quindi far vedere come la musica ha la possibilità di abbattere i muri. Ecco, era un evento enorme al quale però si deve per forza di cose rinunciare, non c'è la possibilità di realizzarlo, sperando nell'anno prossimo di poter garantire. Beh, diciamo che però tutto sommato poteva andarti peggio, perché questo è il 49esimo anno dell'estate Ah, sì. musicale frentana, quindi diciamo che queste idee si possono tenere,
per l'anno successivo, insomma, per il cinquantesimo, ecco, diciamo che, come dicevi tu, cerchiamo di guardarla positiva, di partire dalla settimana di Santa Cecilia, quindi da novembre per il Come, diciamo, come 2021. trampolino di lancio per l'inizio del 50esimo. Guarda, le idee sono tante, tant'è che l'altra settimana ho parlato con Ezio Fosso pure, e lui sarebbe dovuto venire a inaugurare la stagione il 27 di giugno, fare il concerto il 27 di giugno con i solisti e il Teatro dell'Opera di Roma. Quindi questa era una grande Preferivo non iniziativa. saperlo. Preferì non saperlo, infatti. Era un grande evento al quale si puntava per il carattere soprattutto sociale, per Ezio, come si predispone lui anche nel carattere sociale della musica, nel come la musica possa aiutare socialmente l'uomo, capito? Quindi era un evento conferenza, un concerto conferenza dove lui aveva la possibilità di spiegare anche l'importanza dell'insegnamento della musica classica nelle scuole e quindi tutto il suo valore. E, ho parlato con lui la settimana scorsa, mi ha detto: Andrea, guarda, questo nostro progetto deve essere realizzato. Adesso vediamo un po', cerchiamo di ripianificare bene quelli che sono i tempi, quelle che sono le modalità, però sicuramente lo terremo in cantiere e lo faremo. Quindi questa mi ha dato una grande gioia. Quindi anche sentire le sue parole, la sua speranza e la sua voglia di fare mi tira su di morale, capito? Quindi assolutamente da questo punto di vista, ti ripeto, sono ottimista e cerco di guardare avanti con grande entusiasmo. Tu, per esempio, a livello tecnico, sia per il tuo lavoro, non ti parlo solo dell'estate musicale frentana, ti parlo proprio in generale del lavoro della musica, chiamiamola così. Ti sei fatto un'idea di come poter uscire da questa situazione? Ah, no, non ho proprio idea. Io guardo, soprattutto per quanto riguarda il mio strumento, è una cosa pazzesca. Immagina che Come lo fai a il suonare con la mio strumento. mascherina? Come faccio a suonare con la mascherina? Sarebbe proprio impossibile, ma anche porre anche col materiale, nel provare le ance, nel realizzare le ance, magari nel semplice gesto di bagnarmi nella boccetta dell'acqua, poi togliere l'acqua e andare magari a contaminare la persona che ho a fianco a me. È dura, è veramente dura. Io spero che l'altro giorno leggevo un articolo da parte di un immunologo, di un virologo, non so, è importante, dice che questo virus ha tempi brevi perché tende a morire da sé. Quindi anche con il caldo, con l'aiuto del caldo, come tutti i coronavirus, hanno un percorso che nel momento in cui ci sono questi distanziamenti sociali, cioè c'è stato questo lockdown, non ha più la possibilità quindi di La forza. la forza e quindi tende a morire. Mi auguro che muoia presto e che ci sia la possibilità veramente di ripartire perché il mondo della musica è un mondo che produce circa il 13% del PIL nazionale, perché adesso è legato tutto il turismo musicale, quindi ovviamente c'è tutta una filiera che sta dietro ai concerti che è molto lunga, è molto importante. Pensiamo solamente ovviamente alla persona, faccio un piccolo esempio, la persona che esce fuori di casa per andare a sentire un concerto si mette il suo abito migliore e magari l'è andata a comprare il giorno prima e quindi ovviamente ha dato la possibilità al sarto o al negoziante di poter avere un ricavo. Oppure prima del concerto va a prendere un tramezzino al bar e anche lì c'è un'economia che si muove. Dopo il concerto va a cena, il ristorante, anche lì c'è l'economia che si muove. Quindi c'è tutto un mondo del turismo legato allo spettacolo che è enorme, è il 13% del PIL nazionale. Non voglio veramente immaginare cosa possa accadere nei prossimi mesi nel momento in cui una macchina del genere riparte, cioè non riparte. Quindi dimmi, Morti. Tu pensi che ci sia ancora un po' di difficoltà a far capire ai cittadini che quello che dicevamo anche un po' prima, che il mondo della musica è quello che ci stai dicendo adesso, cioè che il mondo dello spettacolo, che lo spettacolo è la vetrina, però che dietro la vetrina c'è un mondo. Non lo Certo, so, ma perché io. mi sembra come se ci sia ancora questa difficoltà, cioè della serie, vabbè, quello è superfluo. Sì, ma ti ripeto, da un certo punto di vista è cambiata un pochettino la società e oggi noi veniamo considerati un problema e questo nel momento in cui tu vai a sciorinare, vai a documentare con delle cifre ben precise, è logico che il problema non sussiste più. Se noi parliamo del 13% del PIL dell'economia nazionale, quindi ovviamente noi mandiamo avanti settori che
che garantiscono ricchezza al paese. E noi veramente l'Italia potrebbe campare solamente di questo. Casco dalle nuvole nel momento in cui una persona non riesca a capire un elemento così semplice, così basilare. Continuiamo a sensibilizzare, continuiamo a sensibilizzare da un punto di vista proprio dell'azione sociale e antropologica che fa la musica e soprattutto continuiamo a sensibilizzare, come dici tu, da un punto di vista economico, quello che la musica può regalare, quello che la musica ha la possibilità di darci anche da un punto di vista proprio della ricchezza, sia morale che economica. In meglio, che cosa ti aspetti nei prossimi mesi? Però visto che sei positivo, parliamo solo di positività. Sì, in meglio, assolutamente sì, che si investa sulla sanità e sulla cultura. Queste sono le due cose che mi aspetto, perché Pace. fondamentalmente sono state le due categorie, sono state le due, come posso dirti, le due cose ai quali i governi in precedenza hanno solamente tagliato, dalle quali hanno solamente distolto la loro attenzione. E non è possibile. Non è possibile perché l'Italia ha la possibilità di vivere solamente sulla cultura e avere la possibilità di garantirsi una sanità che noi abbiamo l'eccellenza, però se la trattiamo in questo modo, se non la valorizziamo, ecco quello che ci manca. Quello che è capitato in Lombardia, quello che è capitato in Veneto, quello che è capitato in Un po' nel Piemonte, nord quello che è Italia. E nel Nord Italia. Cioè, gestire queste cose in invece maniera dozzinale non va bene. al pubblico di Lanciano che cosa vuoi dire? Al pubblico di là, innanzitutto, Lanciano ce l'ho nel cuore, anche da Roma Quando riesco a. torni, quando puoi Quando torno. tornare da Roma? Infatti, l'ultima volta che sono tornato era il tempo di. Mi sembra di Gon. Di Pensa un Gon. po', quando il nostro problema era Gon, Quando il che nostro bei problema era tempi, eh? Gon. Bei tempi, bravissima. Quello era un problema, non era un problema Gon. Anzi, la valorizzazione di una struttura del genere andava oltre la semplice struttura. Dietro una struttura del genere c'era un mondo, c'era. Ecco perché io da un certo punto di vista mi sono anche speso con delle parole Mi affinché le ricordo. persone potessero capire quello che era il vero significato di quella struttura. Quindi, ed è la stessa cosa della musica. La musica non è semplicemente l'eseguire una nota o semplicemente andare ad ascoltare un concerto. La musica è un messaggio che viene pian piano tramandato dal musicista al fruitore. Il fruitore poi questo messaggio ha la possibilità di esportarlo ed ecco come gira la cultura ed ecco come c'è la possibilità di valorizzare e di far accrescere da un punto di vista proprio cioè, è la possibilità di far girare, di trasmettere il bello che c'è nell'umanità, capito? Cioè, non c'è niente da fare. Noi abbiamo la È possibilità la di cultura che crescere fa con girare la questo. cultura, È la diciamo, cultura che fa girare la no? È cultura, assolutamente un po'. sì. Assolutamente sì. Il musicista all'ascoltatore, l'ascoltatore che poi lo esporta, perché l'ascoltatore riesce a prendere, riesce, come da un certo punto di vista, ad assaporare un'emozione, giusto? Quando si apre si parla. Assapora questa emozione, si emoziona. Comincia ad incamerare in se stessa il bello, recepisce questo messaggio e poi si fa depositario di questo messaggio. Ha la possibilità poi di divulgare questo messaggio. E questo è un arricchimento sociale immane. Cioè, questo è un arricchimento sociale che è a 360 gradi. Ecco il valore proprio della musica, il valore dell'arte e il valore della cultura. Non possiamo veramente prescindere da questo. Adesso lanciami il messaggio al pubblico di Lanciano, che non ti interrompo questa volta. E il messaggio di Lanciano, ci rivedremo presto. Ci rivedremo presto e avremo la possibilità di poter godere di nuovo della musica, del bello dell'estate musicale frentana che non si ferma. L'estate musicale frentana andrà avanti, pur magari riducendo la programmazione, cercando di riprogrammare la programmazione, però continuando a garantire il valore e continuando a garantire quello che, cioè i valori fondanti dell'associazione stessa, no? Questo, solamente questo. Io ti ripeto, sono preoccupato, però sono ottimista, perché Questo è il tuo grande l'arte, difetto. sì, questo è il mio grande difetto, sì. Ci
Sei un attimo bloccato, vediamo se ti riusciamo a riprendere. Spero di sì. Chi può dirlo? Parlare di ottimismo fa bloccare le connessioni. Riusciamo a riprendere Andrea? No, Andrea si è scollegato, probabilmente problemi di connessione. Vediamo se lo riusciamo a riprendere così. Non riesco affatto a ritrovarlo. Volevo salutarlo, ecco, lo proviamo a far rientrare un attimo così almeno ci salutiamo. Vediamo un po'. Se riusciamo a riprenderlo, se la connessione ci ha abbandonato. Oggi una diretta difficilissima, Eccolo, eccoti. Qualche ecco, sì. problema di E, connessione. sì, for, io sono qua, boh, forse a Roma, non è, Ce non c'è l'abbiamo tutti i campo. problemi di connessione in questo periodo, quindi. Allora, no, stavo dicendo, il messaggio dunque è quello di l'istoria musicale frentana non si ferma, ok? Non si ferma, va avanti pur riprogrammando la stagione perché deve comunque garantire il suo messaggio sociale. Deve garantire la possibilità ai lancianesi di poter usufruire del bene. E io non mi fermo, riprogrammo, io come ovviamente tutta l'associazione, il sovrintendente, il presidente, i CDA. membri del consiglio direttivo e tutte le persone che lavorano. Cito Martina, vi darò una mano. Ecco, persone che possano dare. Persone che danno la possibilità comunque di vivere alla società. Andiamo avanti e non ci fermiamo. Siamo positivi. Allora, io se la connessione ci assiste ancora. Ti volevo fare solamente due domande prima di salutarti, che sono quelle che sto facendo un po' a tutti quelli che vengono a chiacchierare con me. E cioè, qual è la prima cosa che farai quando tornerai libero, quando usciremo da questa quarantena? E la seconda è se ti senti di dare un consiglio ai tuoi colleghi, ma anche agli allievi in questo caso. Allora, la prima cosa che farò è forse porterò i miei bimbi al parco, perché ne hanno veramente bisogno. E, stamattina sono uscito con loro, sono andato qui al mercato a fare un po' di spesa, però li ho tenuti stretti a me con le mascherine. Questa connessione non ci aiuta questa sera, mi sa. E poi quello che mi sento di dire ai miei allievi e ai miei colleghi, niente, di continuare a fare quello che hanno sempre fatto, perché noi, al di là di quello che possono dire, di quello che possono pensare le altre persone, la nostra vita è fatta di studio, è fatta di lavoro, e il nostro lavoro lo facciamo a casa, l'80% del nostro lavoro lo facciamo a casa, quindi anch'io tuttora. Continuo a studiare, continuo ad esercitarmi per poter garantire al più presto, quando si riaprirà, la massima efficienza nei concerti e nelle performance. Allora, io ti ringrazio per essere stato con me qui questa sera, visto che ho fatto scoprire pure Instagram, abbiamo Ah, fatto meraviglioso! Sì. questa cosa Tu pensi che nuova. ho aperto l'account ieri? Ti sento malissimo, questa connessione che c'hai adesso ci sta proprio rivoltando contro. Non so se stai ancora parlando perché ti sei un attimo bloccato. Niente, io ti Sì. volevo È ancora ringraziare, spero di vederci presto, quest'estate stato un qui a piacere mio. Lanciano. Sì, È speriamo stata presto, guarda, veramente. una bella chiacchierata con tanti spunti, insomma, come dicevi tu, è giusto sensibilizzare e ognuno nel proprio piccolo, è giusto che perlomeno ci provi a farlo. E tu questa sera Assolutamente. nel tuo piccolo, diciamo, secondo me un po' ce l'hai fatta. Per cui grazie Speriamo, ancora a dai. te, grazie al pubblico che ci ha Grazie. seguito. Grazie E io a te, Martina. lascio sempre il nostro pubblico di zona locale all'appuntamento delle 19, quindi fra un quarto d'ora con il mio collega Giuseppe Ritucci, sempre qui per una nuova diretta. E che dirvi? Buona serata a te, buona quarantena, buona fine di quarantena a questo punto possiamo Speriamo dirlo. presto. Un E saluto buona alla mia serata a tutti. Lanciano, un saluto a tutti quanti. Ciao Martì.